Secondo me siamo all'ultimo capitolo. Arriva il jumpscare. Dormi. Come ci riesci? Magari. Dubito che prenderei sonno dopo quello che è successo. Mi piacerebbe, sono a pezzi. Però lui secondo me era cattivo. Qualche idea su come andarcene? Ascolta, ormai è evidente che nessuno ci aiuterà, siamo soli. Sembra proprio di sì. La soluzione, forse l'unica, è fermare la bambina Mary. Trovare Mary, fermarla, può funzionare, ok? Ma l'altra ragazzina, quella che continua a fuggire. Ma la bussola Mary di... e lei sono collegate. Mai visto. Ne sono convinto. Forse Mary. L'altra vuole condurci da qualche parte. Dove? Non lo so. Magari ah, Mary è quella del passato. Cosa sa fa tipo ok. La cosa migliore io è fermare vengo. La bambina. Ma come? E se non fosse reale? Dovremo lottare per fermare Mary. Non ci fermeremo davanti a nulla. Non è così semplice. È una bambina, ti ricordo. Non possiamo... Ascoltami. Bravo, Dello, per quello che ha detto il tipo prima. Faremo tutto quello che serve. Sai qual è il dramma, secondo me? È che il prete c'entra qualcosa e il prete plagia quello la bambina. Perché per quando la bambina era col prete, la bambina dava colpa al fratello. Presto. Quando invece voleva salvarlo, il prete diceva adesso no. Adesso di noi. È vero. Silenzio. Eccola. Angela! Ce l'ha fatta! Bacia piano! Sono delicata! Pensavo fossi... morta. Come sei riuscita a trovarci? Una vecchiaccia. Pensavamo... È bello rivederti. Smettila! Mi metti in imbarazzo. Ma grazie. Con te non si scherza. Lo ammetto. Sei una donna forte. Così la banda è riunita. Adesso dobbiamo solo pensare a salvarci. Andiamo. Abbiamo visto altre creature dopo che ci hai lasciati. L'essere che mi inseguiva era orripilante. Fagli il tampone. Quindi ce ne sono altri. Ma che cosa sono? Avevo dimenticato di averli io. Sono felice di restituirteli. Avevo una gran paura che non accadesse. Grazie. Sei un vero gentiluomo. No, non può essere uno scam. No. E lo spirito suo non l'abbiamo mai visto, però. Una lente è rotta. Potrei spezzare l'altra per non vedere tutto quel che succede. Lo suo spirito. Sarebbe un guaio adesso, ma a dirla tutta l'idea non mi dispiace. Sentito? Ho sentito. Manca il fantasma di Andrew. Continuiamo a scappare. È che non si sa come muore Andrew, tra l'altro. Secondo voi non è la vera Angela? No, invece secondo me sì, raga. È stata nella fogna. Anche perché anche volendo chi cazzo può essere? Può essere il prete. No, non credo. No, infatti. Vedo grigissimo. Oh, ma che stanza assembramento. Ah, sì, comunque. Cazzo! Via! Scappiamo! Sì, ehi, con calma! Ci mettono 60 anni per fare le cose basilari. Cioè, sì, sì. Non hanno bisogno dell'aiuto Andrew, del padre, del nonno e dello zio. C'è Andy Vigidello, mi sa. Sì. Tu chi sei? Io sono Dennis. Ok, allora sono da solo. Sono vediamoci. Da solo. Aspettaci di Pippo. Angela, siete lì? Mi muto. Muted. Merda, regà. È una merda schifosa. Frate, mannaggia la misera, stavo per inciampare su quel tronchetto. Oh, soccorri. Muoviamoci avanti. Io non li voglio far morire neanche uno, raga. E poi vorrei fare una raga dove vi faccio ammazzare. Dobbiamo andare tutti. Avanti.
Piano! Dai, vieni. Corri, stupida! Ci sono! Vieni! Presa! Madonna, a rischio! Ragazzi! Andrew! Sei lì? Daniel! Oh no! Oh no, raga, no! Aiuto, che responsabilità! Ancora! Liberami da questo struzzo! Che cazzo stai facendo? Fra! Aspetta! Devo aiutarlo! No, Dio santo di Dio! Mi fai prima premere l'infinito X e poi... Brutto coglione! Quella lancia mi serviva per... Oh! Mamma mia! No, che cazzo! Ancora! Dai, cazzo, ho sbagliato un tasto, vaffanculo! È morto Daniel. Jim. Ah. Lo stavi controllando tu, Daniel, vero? Sì. L'hai ucciso tu? Zio, ho fatto tutto corretto, ma poi la firma ha messo un quick time event impossibile. Rip. Porca troia, ti stavo cercando di salvare, ma era impossibile. Mannaggia la puttana. Ma che vuol dire? Ma c'è ancora lei? Mannaggia la troia. Merda. Non posso crederci. Pensavo fossimo morti nell'incidente. E che questo fosse... l'inferno. Io l'ho preso in giro, ma ora temo avesse ragione. Per te è stato un inferno. Questo è poco ma sicuro. Ma ora dobbiamo andare avanti se vogliamo uscire vivi da qui. Dobbiamo andare, forza! Che tilt, alla fine potevamo cavarcela con tutti i safe. Vecchio, ma mi ha messo un cazzo di time event assurdo. È meglio conquistare te stesso. Più che vincere mille battaglie, se conquisti te stesso, la vittoria è tua. Nessuno potrà togliertela. Né angeli, né demoni. Paradiso o inferno? Forse comincia a essere evidente, non è vero? Che palle. Cioè che nulla e che nessuno è obbligatoriamente quello che sembra essere. Tre esecuzioni, tre creature tormentate. E finora abbiamo perso solo Daniel. Ipotesi sul futuro e su cosa si nasconda nella nebbia? Qualcosa di sinistro sta per accadere. Mazza. Fra, te lo giuro, mi sento troppo in colpa. Ma sai che ne ho sbagliato anch'io di uno di quick time event. Potrebbe essere sbagliato proprio che l'ho l'ultimo. Sbagliato io e ha dato poi il try a te. Chiamo e te l'ha messo nel culo a te con quello. Dobbiamo fermarci. Qua, G. No, sei andato avanti? Wow. Sì. No, G, c'era la cartolina. No, fuck. Tu la puoi vedere? No. Vedo una luce. Ha un certo fascino. Non magari non ci fa entrare. Suona strano detto in un posto simile.
eccolo lui. No, non può essere. Non credo ai miei occhi. Io voglio capire come fanno loro a fare queste cose. Chiedo venia per la tarda ora, ma dobbiamo interloquire. Cosa ti angoscia, amico mio? È per Mary. Sono in pensiero a causa del suo ruolo nei processi. Sono strazianti, è vero? Non solo quello. Ho visto che sorrideva mentre giustiziavano la sorella. Pareva goderne. Sei certo? Lo sono. Ma quando dice di struggersi al rimorso, è arduo non crederle. Stai lontano da lei, Abram. Quella bambina porta soltanto guai. Troppo tardi. Senza fratello e sorella, ora Mary vive sotto il mio tetto. Az. Il tuo buon cuore ti pone in grave pericolo. Cosa mi consigli? Riferisci alla corte della sua dubbia fede, che gioiva alla morte della sorella. Ti supplico. Non saprei. Mary sembra dispiaciuta. Se nascondi i tuoi dubbi, la comunità ne pagherà il prezzo. Nessuno è al sicuro dai suoi vaneggiamenti. Molto tutto sto casino perché devono... Se la corte ascolterà, testimonierò. Non può prendere, ucciderla e basta, no? Ma infatti, dagli fuoco. Mi hanno stregato. Non sei stregato. Allora come si spiega la tua presenza? Neanch'io so che sta succedendo. Ti ha evocato per difenderla. Per indurmi al silenzio. Soltanto il diavolo può partorire un demone identico a me. Non sono un demone. Ma ci somigliamo e sono d'accordo, è davvero molto strano. Che cosa vuoi da me? Voglio sapere cosa vuoi dire alla corte riguardo a Mary. Mi ero convinto a testimoniare. Cazzo, prima aveva detto... Ma ora sono indeciso. Io ti consiglierei di... La corte cosa ha fatto la bambina? Come ti sta chiedendo il tuo amico? Vi manda il diavolo per tentarmi. Ma non soccomberò. Little Hope è ormai irriconoscibile. I fenomeni oscuri e inspiegabili sono all'ordine del giorno. E voi, chiunque siate, ne fate parte. Certo, dire la verità su Mary salverebbe il mio amico, ma non posso farlo a cuor leggero. Così facendo condannerei una bambina. Non è giusto incolpare una bambina. È quel prete, manovratore di puttana. Ma che dici? Dobbiamo fermare la bambina, gli altri non c'entrano. Il reverendo Carver è un uomo timorato di Dio. Ciò non si discute. No, regà, dai, ma è palese. Mannaggia la puttana. Che diavolo fai? Perché hai difeso la bambina? Potresti averci condannato a morte. Non so più cosa è giusto pensare. Sì. Prima lo psicologo diceva Mary che l'apparenza inganna. Comunque. Angela potrebbe effettivamente non Se essere vogliamo lei. Salvarci, sì, lo so. Dobbiamo fermarla. Semmai lo rivedremo, proveremo a fargli cambiare idea. Ho scelto saggiamente. Non ho dubbi. Cambiare idea su cosa? Quel ragazzo non sapeva se parlare di Mary alla corte. Purtroppo alla fine non siamo riusciti a convincerlo. Peccato. Ci serve più aiuto possibile. Ancora! Aspettate qui! Oh no! Taylor, dove sei? Taylor! Taylor, mi senti? Dimmi qualcosa! John! Ti ho presa! Reggiti a me! Ma strozza, zio! Aiutami! Ti scongiuro! Ti tengo io! Non ti mollo! No!
fare? Tutto, sto facendo tutto, sì. Tasti, quick time event, pugni, R2, tutto. Siamo divisi, fatto. Io sono Andrew, ti devo venire a cercare. Fermo, fermo, sono dietro una roccia. Ah, è quello che ho visto io. Io devo correre, devo venirti a salvare. Audio? Stai bene, sei ferita. Bravo, Dario. Ho fatto tutto. Mamma mia. Fanculo. No, 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 non doveva morire un'altra. Raga, un cazzo. Taylor a casa. Andiamo a vedere. Usciamo da questo maledetto bosco. Parleremo per strada. Mannaggia la troia. Qui c'è, prima non abbiamo preso una roba che ci suggerisce qualcosa. Secondo me c'è qualcosa di nuovo. Anche secondo me. Qualcosa da predittare, che dovevamo predittare, che secondo me ce l'ha messo nel culo. Secondo me è su Andrew, vecchio. Quoto. Segnalino qua a destra. Sì. Non so cosa sia. È un disegno. La bambola o la bambina. La bambina voodoo. Siamo in strada. Buono. Ok, G. Merda. Vai presto, dai. Non lo so. Non so se farmi puzzare sta tipa d'angelo o nozze. Cos'è successo prima? Non lo so. Inizia a girare a nostro favore. Non so che cosa abbiamo visto o immaginato, ma siamo ancora in pericolo. Ci sarà qualcosa che possiamo fare. Era difficile sta scelta. Ruota tutto quanto intorno a me. Sì, perché c'era anche un'altra roba. Qui ci siamo scambiati i ruoli, perché ci sono alcune cose che ho scelto io che dovresti fare. Devi collegare tu. Infatti adesso qua la salvo. È giusto sottoporre una bambina a tutto questo? Bravissimo, Gio. Per me no. Bravo. Forza. Diamo un'occhiata. Non hai detto nulla? No, zero. Ok. Cartolina, fermo. Fermo, sì. Vieni qua da me. Arrivo. Dai, che non viene mai giorno in sta città, raga. È tutto basato in una fase della... solo giù, solo notte e in 8 ore. Ah, cazzo. Gli ha distrutto la faccia, zio. Qua non c'è niente, andiamo in fondo. Cos'è quella roba, G? Non lo so, ci guardo. Guardo l'altro poster io, Sì. Sindaco favorevole all'operazione immobiliare. Harvard sindaco. Un futuro migliore. Ci manca. Che c'era scritto? Una roba del sindaco. Ci manca ancora, sai cosa? Il predito. Però la pistola è vero, non c'è più perché la pistola l'abbiamo mandata via. Quindi, boh. Se abbiamo mandato via la pistola, probabilmente è perché. Per quello che non ci ha dato le robe, bisogna salire qua, mi sa. Ehi! Di sopra! Io non capisco. Chiami come se qualcuno ci fosse lì dentro. Carver è il prete. Hey! Era il prete? Cosa vuol dire? Ma... è pericoloso. Dubito si renda conto in che casino siamo. Presto, entriamo. Questo mi ha rotto il cazzo comunque, questo tizio qui. Bobby. Bobby Firminei, sì. Effettivamente somigliava al prete quel mezzo Trump che c'era lì, il sindaco. E gli dicevano che era il diavolo. Vedi, vedi, tutto. Beh, torna. È abbandonata da parecchio. Porco due. Guarda, incoronata. Io. È giunta l'ora che io parli al giudice. Finalmente arriviamo al dunque. La paura mi opprime. Non so come sarà accolta la mia testimonianza. Il diavolo spesso offusca la capacità di giudizio delle persone. Non ne verrà nulla di buono. Le sue parole vogliono tradire la verità. È compito mio decidere il vero. Abraham e Joseph sono complici in questo inganno. E vi ricordo che solo ieri avete condannato Joseph a morte.
o siete pentito della decisione? Dopo quanto ho appreso oggi, continuo a ritenere che Joseph fosse connivente col maligno quanto la moglie. La corte ringrazia il reverendo Carver che ha sfidato il demonio per fornire le prove. Mio dovere, giudice. Tuttavia, questa corte è tenuta per legge a cercare la verità. Pertanto è mio dovere esaminare le accuse di Abram contro Mary. Mi permetta una parola, giudice Wyman. Il tempo scarseggia, vi richiedo sintesi. Mary ha dato chiara prova di grande forza nel denunciare il male. Pochi hanno tale coraggio. È una bambina, ma che cazzo stai dicendo? Abbia svelato una pericolosa congrega, viene infangata. Il suo coraggio è in dubbio, ma dobbiamo appurarne le intenzioni. L'accusatore è colui a cui è stata affidata questa innocente. Di fronte alla palese inadeguatezza al ruolo, chiedo alla corte che Mary sia trasferita altrove. Chi proponete come tutore, reverendo? Io posso assumermi la responsabilità della bambina. Se la corte è lui, vecchio. Per forza. La corte ascolterà le parole di Abram e solo in seguito prenderà una decisione. Bisogna stare attenti alle scelte qua, eh? Sì. Abram! Sì, è lui, che è lui. Cosa devo fare? Secondo alcuni dovrei denunciare Mary, ma può una bambina essere tanto malvagia? No, secondo me no. Capisco il tuo dilemma. Le conseguenze saranno molto serie, ma è soltanto una bambina. Illustra la corte perché sei qui. Parla, ragazzo. Avanti! No, stai calmo. Mary ha parlato di spiriti maligni, sortilegi e stregoneria. Eventi che molti ritengono impossibili all'interno. Non sono qui per ascoltare pettegolezzi. Avanti, giungi al punto. Mary è tormentata. Le apparizioni che ha visto l'hanno straziata, minandone l'innocenza. Giusto. Alcuni affermano che sia complice di queste creature, ma nessuno ne è certo. Io meno di tutti. Chi mai potrebbe decifrarne la giovane mente? Mi accusi di non essere in grado di distinguere la verità? Chiedo perdono. Non insinuerei mai questo. Non ho tempo da perdere. Per oggi ne ho abbastanza di te e del sacerdote. Non avrei concluso. Ti ho concesso fin troppo tempo. Inoltre, Mary sarà affidata alle cure del reverendo Carver. Ora puoi andare. Azz. In realtà meglio però, perché lui adesso non viene... Non è andato lì dicendo Mary è una puttana, capito? Esatto. È andato lì dicendo poverina, non è colpa sua. Quindi GG. Mister Ciao. Mister Ciao, sì. Allora, che è successo? Hanno incastrato quella piccola peste? Ora che succede? È emozione. Questo ci aiuterà. Per forza. Ora sappiamo che possiamo alterare gli eventi. È così? Confermi anche tu? Ok. Forse possiamo cambiare le cose, ma non saltiamo a conclusioni. Cambiaci idea questo. Dare per scontato.